pensare. Bimbi, non mi fa sentire cosa mi sta dicendo la mia mamma. Dimmi, mamma. Ma certo, oggi una cosa molto importante. Tieni questo cestino. Sì, ma perché è? È pieno di cose buone, sai? La nonna è molto malata, no, sai? E sicuramente guarderà prima se mangerà tante cose buone. Va bene. Ma attenzione, Cappuccetto, ascoltami bene, mi stai ascoltando? Sì, ti ascolto. La nonna abita al di là del bosco. Non lasciare mai il sentiero per addentrarti nel bosco. Va bene, il sentiero è quello lì. Il sentiero è questo qui, tu non lasciarlo mai, perché nel bosco potresti fare cattivi incontri. Va bene, ma mi ascolterai, promesso. Allora vado dalle mamme! Tante cose buone! Una pera, la banana, l'uva. La nonna guarirà presto con tutte queste belle cose. Questo è il sentiero! Che bei fiorellini! Alla nonna piacciono tanto i fiorellini! Vado a prenderli! Ma come sarà contenta la mia nonna? Come sarà contenta? Oh, mamma, che profumino! Se vuoi ti dico io la scorciatoia. Grazie. Guarda, da questa parte la strada è più lunga. Sì. Da quella invece è più corta. Allora devo andarti là? No, di qua. Di qua? Sì. Va bene. Mi raccomando. Va bene. Okay. Grazie. Grazie signor. Mi raccomando, Grazie, promesso. Promesso. Bene. Che spavento. Avevo detto che lui era cattivo, ma con me è stato bravo, mi ha detto la strada più corta. Ma
vederti meglio. Nonnina, ma che mani grandi che hai! Per accarezzarti meglio. Nonnina, ma che bocca grande che hai! Ah, per mangiarti meglio! Ah! Lasciare
Grazie.